Silenzio assoluto. Buongiorno a tutti, mi sentite? Adesso sì, di nuovo. Ecco, allora io sto registrando in diretta. Buongiorno a tutti e a tutte. E tentiamo, anche questo sabato con un po' di coraggio, tentiamo di fare il nostro intervento. E oggi parliamo di oro, è sabato e diciamo che non ci sono grandi novità per quello che riguarda il discorso in generale di tutto quello che concerne l'oro, se non diciamo due cose. La prima è che per coloro che vogliono comprare oro sfuso possono sicuramente contattarmi, in questo caso devono contattare me e non il dottor che è presente, che ringrazio, insieme il sito di questa azienda, la AZ Metalli Preziosi di Valenza. Mettiamo insieme l'ordine, grosso modo, dopodiché io lo passo all'azienda e poi voi contattate l'azienda. In questo momento la procedura è questa. Stanno lavorando per la creazione di una piattaforma per cui voi poi potete accedere in tempo reale, avete dell'oro, no? Avete, scusate, il valore dell'oro che purtroppo cambia ogni 5 minuti, ogni 10 minuti il valore dell'oro. Quindi avete e poi dopo successivamente avrete la possibilità di collegarvi e fare l'ordine in tempo reale, col valore reale del giorno dell'oro. In questo momento ancora non è possibile, quindi bisogna fare, diciamo, tutto manualmente in un certo senso. Il quantitativo di oro che io suggerisco di comprare è massimo 10.000 euro, però se uno vuole comprare 10 miliardi di euro va bene lo stesso, non ci sono problemi. Io ho giustificato questo mio suggerimento perché l'oro è ovviamente un valore, che è un metallo che è difficile, no? Da collocare, ecco, a meno che uno non abbia una cassetta di sicurezza molto molto sicura, io non starei tranquillo a tenere molto molto oro in casa e quindi è per questo che io poi suggerisco di comprare oro e tenerlo in un caveau con un'azienda tedesca della quale parleremo successivamente. La seconda novità è che l'oro che era a 52.000 dollari al chilo circa 2 mesi fa ha preso valore, si è apprezzato e è andato oltre 62 la scorsa settimana. Adesso è calato ed era di nuovo a 59.9. Quindi è secondo me il momento ideale per comprare oro perché poi salirà di nuovo, Tutti gli indicatori dicono questo. E dopo non mi venite a dire che ci aspetto che cali di nuovo. Mi dispiace, ma nel breve nessuno degli tra virgolette esperti americani e internazionali ipotizzano una cosa di questo tipo in un contesto caotico come quello in cui viviamo oggi. Quindi, siccome l'investimento dell'oro è da fare nel medio-lungo periodo, questo è il momento ideale per comprarlo. Entro la fine dell'anno potrebbe, anzi, diciamo il condizionale è sempre d'obbligo, no? Potrebbe superare i 65.000 dollari, ma tenete presente che oscilla, va sempre su e giù. La cosa importante è che nel corso degli anni acquista sempre valore. Io ricordo spesso quello che gli analisti finanziari non vi dicono. Ve lo dico io, l'ho scoperto io, ve lo dico solo io, ve lo dico. Chi investiva 100.000 euro in oro nel 2000, nel 2020 aveva quintuplicato l'investimento. Ora dovete capire, ragioniamo sui numeri. Non c'è stata nessuna azione o Bitcoin o criptovalute, cose di questo tipo qui, sono tutte cose create artificialmente, diciamo magiche per certi aspetti, da Wall Street, che ha avuto una performance equivalente a questo. Non c'è stato niente di ordine finanziario che possa
ma quantomeno avvicinarsi a una cosa di questo tipo. E sull'oro non ci sono interessi, non si devono pagare interessi sull'oro. State attenti, e qui siamo già all'interno, no? A un certo punto dell'intervento che sto facendo. State attenti, perché ci sono tante aziende che vi dicono che vi vendono, vi comprano oro con i soldi che gli date, fanno raccolta, no? Dicendo mi dai soldi, io ti compro oro, e poi vi pagano gli interessi al mese. Ecco, questa cosa non esiste nell'oro. Sono truffe, via, mi dispiace di questa cosa, sono truffe legalizzate, non legalizzate perché sono illegali, però sono truffe che sono accettate finché la barca va, lasciamola andare, no? Però non ci sono interessi, è una cosa assurda. L'oro si compra un banco metalli, si deve decidere quanto si compra, dove lo si mette, se lo si fa consegnare a casa oppure se lo si tiene in deposito presso un caveau, e basta. Queste sono le due cose da decidere. Ovviamente c'è da poi verificare i costi di deposito, perché ci sono sempre dei costi di deposito, anche se si tiene in un deposito di sicurezza in una banca, ci sono dei costi di deposito, è normale. Però la procedura è anche molto lineare e molto semplice. Ora, attenti, io mi appoggio in questo momento a un'azienda tedesca che si chiama Auvesta, ma io non lavoro per Auvesta. Io ho messo i miei risparmi in Auvesta. 3 anni fa circa ho contattato il dottor Marca, ho visto la filosofia, la qualità, chiamate come volete, che Auvesta lavora in maniera soddisfacente e professionale, e ho deciso di dargli fiducia. Nel momento poi in cui io mi sono trasferito in Africa, Tanzania, e volevo anche fare un po' di, diciamo, di commercio d'oro, ho preso un po' di passione e mi sono documentato. Mi sono messo lì, ho letto libri, il dottor Manca mi ha suggerito di comprare un libro fondamentale che è Le guerre dell'oro, scritto da Ferdinand Lips, un banchiere svizzero, e come sempre mi sono messo a studiare, perché purtroppo una cosa che ci dimentichiamo di fare quando appiccichiamo la laurea al muro è quello di aggiornarsi, di studiare. E invece la vera crescita è quella nella conoscenza. Non esiste una crescita spirituale se non nella conoscenza. Questo ve lo dico così, come mia diciamo idea. Mi sono messo lì, ho letto tutto il libro, per fortuna ho trovato il libro in inglese e me lo sono letto tutto, me lo sono tradotto, ho preso le parti migliori, le ho estratte, le ho integrate con altre informazioni sull'economia, moneta, finanza, perché io mi occupo anche di queste cose qui, e dal punto di vista, diciamo così, letterario, ho messo insieme un piccolo report che è disponibile gratuitamente sul mio sito ammentaperta.net, e che tutti voi siete invitati a leggere. Meglio, dovrei dire studiare, perché leggere una cosa come si legge oggi ci entra da un orecchio e ci esce dall'altro. Siccome voi dovete invece decidere di selezionare, no? un'azienda e dargli gran parte e conferirgli gran fiducia, no? Perché gli date poi soldi che avete accumulato con sacrifici, eccetera, eccetera, diciamo che è un'operazione molto delicata e come tale dovrebbe essere gestita. Quindi va bene avere un, tra virgolette, un esperto, o meglio, io mi considero un appassionato, come posso essere io, al quale magari chiedere, fare delle domande, eccetera, eccetera, è benissimo. Però poi gran parte del lavoro, ricordatevi, lo dovete fare voi. Perché? Perché se voi il lavoro lo fate bene, allora anche in fase di chiusura sarà tutto molto più semplice. Se invece non seguite la metodologia che suggerisco io, che è, primo, documentarsi magari ascoltando i miei interventi, che sono tutti caricati sul mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri, ce ne sono diversi, sia anche sul piano B, insomma, ci sono almeno 10-12, sin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato, sia leggendovi il report di cui vi dicevo,
prima fase. Seconda fase, cioè sempre un appendice della prima fase, leggere attentamente le integrazioni del PDF 1 e 2, dove spiego l'unicità e perché io mi appoggio a Ovesta, che è un fondo fiduciario, e mi devo fermare qui perché non posso dirvi altro. Però poi nelle comunicazioni, nella consulenza personale, che ricordo è gratis, vi posso dare tutte le informazioni, naturalmente. Va bene? Primo punto è quello, finisce, diciamo, con la lettura attenta delle due integrazioni. Dopodiché si presuppone che abbiate ancora delle domande, io sono a disposizione, e con quelle si chiude la seconda fase. La terza fase finale è quella di contattare il dottor Manca per tutte le informazioni tecniche, aprire il conto con Ovesta e fare il bonifico. Ora, perché sono un attimino, diciamo così, deluso? Perché molti hanno fatto di testa loro ultimamente, hanno seguito le loro procedure, non mi hanno mai chiamato, hanno poi a un certo punto chiamato il dottor Manca, hanno aperto il conto e però non hanno ancora mandato il bonifico. Ecco, io non lavoro così, bisogna un attimino cercare di essere tutti un pochino più seri e professionali. Si parla di oro, non si parla di una fornitura di scarpe, e come tale bisogna avere rispetto anche del valore esoterico spirituale del prodotto che trattiamo. Va bene? Allora, questo è successo perché questi amici non hanno seguito questa procedura. Quindi fate come volete, andate pure direttamente se volete, insomma, se dopo questo intervento siete, io non vi vendo niente, non devo vendere niente, però dopo questo intervento siete convinti e volete chiamare direttamente il dottor Manca, aprire il conto, benissimo, non ci sono problemi, però nel momento in cui aprite il conto, per cortesia, finalizzatelo col bonifico. Questa è una cortesia che vi chiedo. Non vi chiediamo soldi, non vi chiediamo niente per la consulenza, vi chiediamo soltanto di, insomma, di avere anche un pochino di riguardo e di rispetto per il nostro lavoro. Anche perché poi scoccia, no? Anche con Ovesta ci chiedono, ma allora come mai ci sono tutti questi sospesi, una cosa e quell'altra, e non ci piace lavorare così. Allora mi fermo un attimo qui per chiedervi se per caso avete domande. Prego, prego, non siate timidi, anche in base a quello che ho detto adesso. Allora, va bene. Adesso io cosa faccio? Siccome sapete che mi hanno omaggiato di un bellissimo libro che si chiama Oro, 6.000 anni tra storia e leggenda, delle edizioni Bollis, vi leggo l'introduzione. Non voglio annoiarvi troppo, però vi leggo un po' vi do una mano, in un certo senso, a leggere cose molto importanti. Siccome questo libro... è importante sicuramente il testo, ci ho dato un'occhiata veloce, ci sono tantissime, più di 200-300 foto, ma siccome io mi occupo anche un pochino di simbologia, posso dirvi già che le foto dicono già molto di più, in un certo senso, di quello che può dire il testo, perché chi mi conosce lo sa, siccome mi occupo da tempo di simbologia, senza la conoscenza dei segni e dei simboli e dei codici, eccetera, 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 è molto difficile capire, è quasi impossibile capire la società nella quale si vive oggi. Allora, il libro della Bollis Edizioni è a disposizione per coloro che sono interessati, me lo dicono, io lo metto in contatto con questo professore universitario che me l'ha gentilmente regalato, e lo potete ordinare, credo con uno sconto molto importante, ora non so se è il 30 o quello che è, però è un'opera unica, anche questo qui bellissimo, se chi è interessato me lo può dire, mi può contattare, il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com, va bene? Allora vi leggo, introduzione 6.000 anni di oro.
L'età del rame, del bronzo e del ferro sono definizioni consolidate nella storia dell'uomo. Pongono l'accento sui metalli che caratterizzarono un determinato periodo storico. Al contrario, espressioni come età dell'oro o età aurea sono solo frutto della fantasia, speranze o idealizzazioni collegate simbolicamente a un metallo o mitico che rappresentava l'autorità e al quale sono stati attribuiti un valore magico e poteri sovrannaturali. Ricordatevi, valore magico e poteri sovrannaturali. Non si Il sente più. No. fascino che emana dal Non si sente. giallo non è diminuito nel corso dei millenni. Massimo, non ti si sente? Ti abbiamo perso. Eccomi, sentite? Adesso sì, di nuovo. Certo, questi illuminati danno del filo da torcere. Allora, dicevo, il fascino che emana dal prezioso metallo giallo non è diminuito nel corso dei millenni e la simbologia ad esso associata è rimasta inalterata attraverso le culture e le epoche. L'oro incarna la divinità, la regalità, la potenza, il sole, la luce e la purezza. Ricordate, sole e luce, soprattutto di quello che ho violetto, anche divinità. Nonostante le culture siano cambiate per effetto di evoluzioni economiche, sociali e culturali, alcune concezioni non sono mutate. Anche se nella modernità è scomparso l'utilizzo privilegiato dell'oro per regnanti, divinità e santi, e questo metallo è diventato un bene accessibile quasi a tutti, non ha perso neanche un grammo del suo fascino millenario. Oggi non siamo attratti tanto dalla sua magia quanto dalla sua bellezza e lucentezza. E infatti 3/4 della produzione mondiale vengono impegnati nella gioielleria per offrire una gratificazione a chi l'indossa e per ostentarne il rango sociale. Io, parentesi, nel mio report spiego che l'Italia era il paese leader assoluto nella produzione, no? Dell'importazione, nei manufatti sostanzialmente, per gioielli e quant'altro. Questo fino a pochi anni fa, adesso purtroppo siamo nei problemi. L'oro, continuo, l'oro è un metallo raro e prezioso, ma l'alta considerazione nei suoi confronti non deriva solo da queste caratteristiche. Inoltre è immortale perché resiste alla corrosione. Nella mente umana è stato associato ad altri simboli legati alla prosperità, all'eternità e al soprannaturale. Nelle prime concezioni della spiritualità rappresentava le divinità, mentre nelle religioni monoteistiche simboleggia l'aldilà e l'onnipotenza di Dio. Io nel capitolo 3 presento il sole come deità. C'era nei tempi antichi, naturalmente, il sole veniva visto come Dio, e siccome l'oro ha lo stesso colore del sole, gli antichi pensarono che fosse praticamente, come posso dire, il sole era fonte di vita. Era il Dio, no? Era il Dio, e quindi cominciarono a venerare l'oro come fosse un materiale speciale donato dal sole. Questo in due parole, eh? È una mia interpretazione, questa qui. Allora, per gli dei faraoni egiziani era la sostanza di cui era costituita la carne degli immortali in Colombia, il dorato, era il nome attribuito a un sovrano considerato la stessa stregua del sole. Veniva ricoperto di fango e cosparso d'oro per trasformarlo nella personificazione concreta
delle credenze e delle convinzioni dei sudditi. Gli apostati israeliani danzavano attorno al vitello d'oro di Aaron. Tutte le concordanze bibliche menzionano le colonne ricoperte d'oro del Tempio di Salomone, tempio del quale purtroppo non c'è traccia storica. Parentesi mia. L'oro era un bene così desiderato e pregiato che nel Medioevo, fino agli albori della modernità, gli alchimisti cercarono di trasformarne metalli vili in oro puro, mediante operazioni misteriose ed esoteriche. Divenne il simbolo del sole, l'argento quello della luna. Per ripercorrere le occorrenze del sostantivo oro e degli aggettivi aureo e dorato nella letteratura potrebbe occorrere tutta una vita. Questo metallo è sempre stato presente nella lingua come epitome di bellezza, nobiltà e unicità. Ancora poche righe e per oggi abbiamo finito. Anche la maledizione e la bramosia nei suoi confronti sono diventate proverbiali. Virgilio parla nella Auri Sacra Frames, Esercanda Cupidigia d'oro. Perfino un altro antico autore misurato e attento ai fatti come Plinio il Vecchio commenta nel 30° libro della sua Storia Naturale se solo l'oro potesse essere completamente cancellato dalla vita. Auspicio che non gli impedì di omaggiarlo come un elemento speciale. L'economista politico britannico John Maynard Keynes, che menziona anch'io nel report, lo definisce un metallo barbaro. Ovviamente lui lavorava per le banche, in parentesi mia, consapevole che durante il XIX secolo i ricercatori di tutti i paesi, dopo essere venuti a conoscenza di ritrovamenti sensazionali, accorrevano negli Stati Uniti, in Canada e in Australia nella presenza di facili guadagni. Fermo qui per oggi. Va bene così, no, se no si legge troppo e non va bene. Allora, dunque, ci sono domande, se no vi devo dire altre cose, andiamo avanti. Prego, se non ci sono domande io lascio la parola volentieri al dottor Manca. Mi senti, Walter, vero? Walter, sì, mi senti? Sì, ti sento. Certo, ecco, allora, ci sono degli amici che mi hanno chiesto delucidazioni su tutti gli aspetti fiscali e le adempienze nel momento in cui si compra oro. Prego. Allora, l'acquisto di oro in Italia è regolato dalla legge 7 del 2000 in parte, in parte da regolamenti europei, ed è quello che riguarda principalmente Ovesta, essendo Ovesta un'azienda germanica. Per quanto riguarda l'acquisto di oro, dal punto di vista fiscale l'oro non è soggetto a IVA quasi in nessun posto al mondo, e la cosa vale per l'Italia come per la Germania, quindi assolutamente non si paga l'IVA sull'oro. Dal punto di vista fiscale l'unica tassa che si paga sull'oro in Italia è quella sulle plusvalenze, quindi se uno acquista 10 e vende 15, sui 5 di differenza attualmente l'aliquota è del 26%, comunemente conosciuta come capital gain, cioè il guadagno da capitali. Hanno parificato le plusvalenze sull'oro anche a questo. Poi, da un punto di vista successorio non c'è assolutamente nulla di diverso rispetto alla regolamentazione che c'è in Italia, cioè si trasmette e gli eredi in linea retta hanno una quota di franchigia, cioè dove non pagano tasse, fino a 1 milione di euro per erede, i coniugi e i genitori. Da un punto di vista invece della dichiarazione, trattandosi di un deposito all'estero, se si lascia depositato all'estero l'oro con Ovesta, bisogna indicarlo qualora il valore superi 12.500 euro nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, 31-12, nel quadro RW. Questa indicazione non comporta nessuna tassazione, ma soltanto l'informazione. D'altra parte, considerate che in Italia
andate a acquistare un lingotto presso una raffineria, presso un commerciante, venite registrati con i vostri dati, codice fiscale, la comunicazione viene mandata al UIF ex Ufficio Italiano Cambi della Banca d'Italia e ovviamente all'Agenzia delle Entrate. Quindi la differenza del deposito all'estero è proprio in questo, che non essendo comunicato direttamente alla fonte, si chiede il governo, lo Stato italiano chiede un'autocertificazione di quello che c'è all'estero, ma vale anche per i conti correnti detenuti all'estero. Altra cosa, l'oro, come dicevamo, ha questa esenzione IVA e la tassazione delle plusvalenze. Lo stesso vale per i metalli bianchi, cioè argento, platino, palladio, dove però c'è anche l'IVA. Per cui il vantaggio di tenerli nei depositi, che sono considerate cosiddette zone franche, è proprio di non pagare l'IVA. Ovviamente nel momento in cui si chiedesse fisicamente la consegna, quindi escono da questi depositi, in quel momento devono scontare l'IVA e si possono tranquillamente acquisire in Italia. Un'altra cosa a proposito della consegna fisica di lingotti, dei 12.500 euro vale anche per l'importazione di oro, cioè se un cliente di Ovesta decide a un certo punto di farsi mandare 3-4 lingotti da 100 grammi, a Ovesta ovviamente glieli manda, fa le spedizioni con tutte gli accorgimenti di sicurezza. Visto che l'importazione supera i 12.500 euro, bisogna fare una cosiddetta comunicazione oro alla Banca d'Italia, che gestisce queste transazioni. Anche questa non comporta costi o spese, però va fatta per adempiere alla normativa vigente. Per il resto, credo di aver detto tutto sulla fiscalità e dei metalli preziosi. Se ci sono domande. Pronto, mi sentite? Io ti sento. Ecco, farei una domanda io. Avete domande? Prego, prego Isabella. Sì, prego. Ma io è una domanda piccola, siccome io abito relativamente vicino a Valenza. Nel merito di questo nuovo banco metalli, questa nuova startup di cui ci hai parlato, e eventualmente noi che siamo vicini a Valenza potremmo andare personalmente a ritirare qualche lingottino o comunque l'oro, sì, certo, fisico, Isabella, che vogliamo, sì, detenere? Sì, 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 certo Isabella, certamente. Anzi tutti dovete, chi è in condizioni di viaggiare, no? E se no ve lo mandano a casa. Ma tiene presente, okay, siete in quella zona lì, andate direttamente, anche meglio, no? Conoscete, certo, il titolare, parlate, insomma, ovviamente, certamente, sì, è anche sì, meglio. È anche interessante conoscere le persone. Esatto. Chi invece, per esempio, grazie, vive in un'isola, è inutile, prego, è inutile spendere soldi per il viaggio. Io mi sono raccomandato, questa qui è un'iniziativa mia, intendiamoci, sarete assistiti al 100% anche dal dottor Walter Manca successivamente, no? Però è un'iniziativa mia, perché lui, lavorando per Ovesta, in teoria non potrebbe fare una cosa di questo tipo. Lo può fare, la può fare, però insomma la faccio io, perché io sono completamente indipendente. Ora, nella gestione iniziale, come ho detto, è bene che contattiate me e si decide insieme quello che volete comprare. Poi dopo, per esempio, Isabella, mi chiami, me si decide, vai e io comunico che andrai, no? Mando le informazioni, nome, cognome, eccetera. A quel punto poi fa tutto con loro, non hai più bisogno di noi. La differenza qual è tra comprare oro con Ovesta oppure non cioè qual è, insomma, perché è stato necessario per noi fare un contratto con un'azienda, con una raffineria italiana? Uno poteva dire, ma sì, ma uno può comprare oro da Ovesta, qual è la ragione? Allora, la ragione è molto semplice.
La ragione è che se siete già clienti Ovesta, non avete problemi a comprare oro in Germania con Ovesta. Ovesta ve lo manda e non ci sono problemi. Se invece non siete clienti Ovesta, non potete comprare oro in Ovesta, non perché non siete clienti. Prima dovete fare o un piano di accumulo, contratto piano accumulo, o comprare una Royal Class, va bene? Allora a quel punto molti clienti, purtroppo persone con le quali sono in contatto, dicono ma no, io non mi interessa per il momento fare Ovesta, e allora per accontentare questi clienti l'unica maniera possibile era fare un accordo come abbiamo fatto con un'azienda che ormai è sul mercato da 25-30 anni e appoggiarci a loro. Allora devo farvi, adesso vi faccio, prendo lo spunto per farvi un'ulteriore precisazione. Noi in passato abbiamo segnalato un'azienda a Milano. Ora io per correttezza non voglio essere scorretto e non vi dico il nome. Un paio di clienti sono andati e hanno comprato da loro, si sono trovati bene, non ci sono problemi, però purtroppo poi ho scoperto che questa azienda qui fa un lavoro simile a Ovesta. Allora attenzione, aziende che fanno stoccaggio di oro in Italia, oreficerie o comunque anche raffinerie stesse, hanno bisogno di una licenza speciale per farlo. Questa licenza, oltre a costare un sacco di soldi, è molto difficile da ottenere e soltanto alcune raffinerie lo possono fare, ma non certo oreficerie. Quindi il lavoro che fanno è per certi aspetti illegale, legale, di fatto è legale. Io ho contattato questa azienda perché non mi piace, no, parlare male di niente, di nessuno. Ho chiesto che avevo bisogno, avrei avuto bisogno, siccome avevo dei clienti che avevo già raccomandato, avevo bisogno di vedere questa licenza di stoccaggio. Io l'ho chiamati 2 o 3 volte, ho parlato con una signorina che si chiama Elisabetta, purtroppo io questa autorizzazione non l'ho mai ricevuta. Ora, professionalità vuole che io non possa raccomandare un'azienda di questo tipo. State molto attenti, anche perché il proprietario della AZ Metalli, che si chiama, allertato su tutte queste aziende qui italiane che fanno depositi d'oro, ha detto nella maggior parte dei casi, te lo dico come esperienza, sono tutte truffe, ti vendono lo stesso pezzettino d'oro 50 volte e poi sono truffe, magari richiedi loro che te lo mandino e non te lo mandano, cioè, lui ha detto così. E poi mi ha detto anche della licenza speciale che ovviamente io non sapevo. Quindi state molto attenti a comprare oro in Italia. Compratelo, non avete problemi, ci sono anche delle aziende molto famose, eccetera. Il prezzo che vi offriamo noi è tra i migliori, se non il migliore del mercato. E infatti noi non ci guadagniamo niente. Però siccome volevo offrire questo servizio e il dottor Max ha la testa dura, lo vogliamo offrire. Ecco, questo è quello che vi volevo precisare. State molto attenti e comprate soltanto oro sfuso. Attenti però, attenti e attente. Ci sono tanti tipi di oro. Dovreste comprare soltanto oro certificato a 99, a 24 carati, 99.99%, 9%, che poi se lo girate, buffono, è 666, Non è curiosa questa cosa qui. Questo è soltanto l'oro da comprare. Non state dietro a quelle aziende che vi vendono placche, perché le placche, le placchettine sono praticissime, però io non mi fido, come so come gira, siccome non sono certificate oro per cento quelle lì, perché non esistono quelle certificate, sì, in cui c'è scritto l'azienda, c'è scritto certificato 99%, in linea per sono tutte laminate, no? Sono tutte, scusate, imbustate nella cosina rigida, no? Va bene? Ma non queste qui,
queste qui non ne avete assolutamente la garanzia, ve le fanno, ve le spacciano come il 99% e poi magari non le so, non lo sono, ma possono anche essere, io non lo discuto, ma io non posso vendere, raccomandare qualcosa che non è certificabile e non lo posso fare. Quindi o comprate soltanto oro certificato imbustato, sigillato, e non aprite, non aprite la cosa celofanata, perché automaticamente perdete il 30-40% del valore. Comprate oro, per darvi un'idea, lo pagate 65 dai 65, Walter, mi puoi dare grosso modo il prezzo dell'oro al dettaglio, te lo ricordi? Allora, il prezzo medio di mercato è superiore ai 70 euro al grammo, con Ovesta si va dai, adesso non ho il listino a portata di mano, ma si va dai 63 ai 66, 67. Vabbè. Benissimo, allora quello che volevo dire, pagate un sacco di soldi, poi magari lo dovete rivendere. Questo è un altro grande vantaggio di Ovesta, ascoltate bene quello che vi dico, andate a un banco metalli, sapete, scusate, a un compraoro, lo sai, sapete quanto ve lo paga un compraoro? Oro che magari avete comprato un mese prima? 32-33 euro al grammo, quindi quanto avete perso? Avete 50%. Quindi l'oro è una cosa che si compra per metterla lì, però il vantaggio con Ovesta è che in qualsiasi momento avete comprato, avete aperto il conto, avete messo l'oro in deposito presso Ovesta, lo potete rivendere quasi a costo zero, a Ovesta vi riaccredita il valore che volete sul conto corrente, quindi non perdete niente. Ecco perché io non sono propenso all'oro sfuso, soprattutto se di grande quantità, perché c'è il rischio che ve lo rubino. Perdete valuta, per ne perdete valore se lo dovete rivendere in un momento di esigenza. E anche un'altra cosa, aspettate, un'altra, sì, se un domani dovesse succedere che c'è un'altra crisi internazionale, io prevedo questa operazione nel momento in cui ci sarà il grande reset, rastrelleranno più metalli possibili nel mondo, compreso l'oro, se ce l'avete a casa. Esiste una fattura in cui vi hanno venduto oro, ve lo vengano a prendere a casa. Ma guardate che l'hanno già fatto in America nel 33, pensate che abbiano paura a rifarlo? Non avete ben capito con chi avete a che fare, Questi se vogliono fare una cosa la fanno, non stanno neanche dietro a tante storie. Sì, se devono infrangere una legge internazionale non lo fanno, cercano di non farlo, però se è una questione di come posso dire, di prestigio della nazione, come fu fatta in America, o di salvare la nazione, come fu fatto in America nel 33, ma poi fu fatta la stessa cosa da Mussolini e in Germania con Hitler, la fanno. E se sarete costretti a dargli l'oro, e se non ce l'avete a casa, magari l'avete regalato, ne parlavo ieri con la signora Rosalba, sarete in grossi problemi, Andranno a cercare i figli o i nipoti a chi l'avete regalato. Ora, non voglio, a me il catastrofismo non mi piace, però bisogna essere previdenti. Queste cose sono già successe e bisogna essere consapevoli perché possono succedere di nuovo. Io ve lo dico, e io vi parlo di cose storiche, non idee mie, cose che io tratto dalla lettura dei libri, che come vedete continua, perché sto leggendo tutto questo bel libro sull'oro. Quindi io parlo di fatti, quando menziono delle cose vi do sempre poi delle fonti. State attenti ai brontoloni, ai venditori di fumo, di fuffa, perché anche in questo settore ce ne sono alcuni. Io ve lo dico. Allora, avete domande? Siamo quasi in chiusura oggi. C'avevo un'altra cosa da leggervi, ma ve la leggo la prossima volta. Prego. Io avrei una domanda. Andy, parla più vicino al microfono, io non ti sento. Avvicinati al microfono. Sente... Sì, vai, tranquillo. Sì, ora si sente meglio?
No, io non ti sento, non so se gli altri ti sentono. Parla un po' più forte. Neanch'io. Parla nel microfono, se no esci e rientra. Andy, esci e rientra un secondo, dai. Eccomi, purtroppo è andata Prego, prego, via la vai. connessione. Sì, mi ricordo, dottor Max, che avevi detto che c'era un limite di 100.000. Si trattava dell'acquisto di oro fisico o che oggi poi è sceso a 10.000, giustamente perché ci sono tutti questi possibili problemi anche dovuti al governo. Quindi si trattava di questo limite per l'oro fisico o questa per me è solo una mera curiosità perché al momento non ho la disponibilità finanziaria. Comunque, Da dove viene prego. fuori, Andy, questo 100.000? Non ho capito. 100.000? 10.000 euro. 100.000 Io mesi fa mi ricordo che c'era questo limite, sempre. Il 100.000 limite per fare cosa? No, 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 non è 100.000 stato euro nessun limite. per No, 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 comprare no. oro. Quindi No, non, no, no, non c'è. allora avevo capito male io. Non c'è mai stato nessun limite nel comprare oro. Io ho suggerito e suggerisco Sì, di un comprarne limite. fino a 10 di quello che si mette in casa o Per comunque quello uso. fisico, Sì, giustamente. sì, sì. E per quanto riguarda Ovesta, non ci sono limiti. No, ovviamente no, immagino di no. Vado a chiederlo a Walter Manca, uno che vuoi comprare, magari posso dirti 1 milione di euro. Probabilmente immagino che Walter, uno che vuole Sì. comprare 1 milione di euro, che come funziona con Ovesta? Hai un'idea? Sì, ce l'ho l'idea. Ed è un contatto in quel caso diretto con Ovesta perché con cifre così ovviamente si va al di là delle tariffe Smart Business Premium o Royal Class e quindi ci sarà un contatto, bisogna creare il contatto diretto tra il cliente ed Ovesta e, anche perché in questi casi generalmente viene anche richiesta una ripartizione fra i vari, geografica, dico, dei depositi e una suddivisione di tutta la cifra, normalmente. Sì. Diciamo che con 10 euro non mi è mai capitato, ma mi è capitato con la metà, cioè con 500 euro. Ho capito. Va bene, mi dispiace che non ero mio cliente, comunque sarà per la prossima volta, insomma. Allora, Che non era neanche Andy, mio cliente, non era neanche tu. Okay. no, io ho fatto l'assistenza come faccio comunque normalmente per qualsiasi altro cliente di Ovest. Ah, ho capito. Andy, hai altre domande? Se no, c'è a dirvi una cosa io adesso. No, al momento no. Allora, io nell'appendice 1 dico anche diverse cose, ma praticamente l'appendice 1, cioè l'integrazione, no, il mio report, e dico delle cose che non posso dire in diretta, cioè no, le posso dire, ma Ovest ci ha pregato di usare una certa riservatezza e noi lo facciamo. Quindi non menziono quella parola lì, però io vi devo spiegare perché Ovest ha una sua unicità. Qualche maniera, poi se mi chiamate direttamente, ne parliamo direttamente, non ci sono problemi. Dunque, allora, Ovest è configurata in una maniera un pochino particolare e sapete che esistono i fondi fiduciari sono strutturati in maniera tale,
sono spiegati nell'appendice 1, integrazione 1 e l'integrazione 2. Se ve lo leggete è spiegato tutto, ora io vi dico già, date un'idea, no? Di quello che leggerete. Per cui, quando un fiduciario decide di creare un fondo fiduciario, va da un ufficio legale specializzato per farlo, gli uffici migliori sono la City di Londra, e non è facile ottenere un appuntamento perché devi essere presentato. Sapete che la City di Londra non è Londra, è una città a sé. Ci sono altre due città al mondo che sono configurate nella stessa maniera. C'è nessuno che le può indovinare? Una sicuramente è il Vaticano. Bravo. L'altra non lo so. Ecco, allora, è per questo, no, che io suggerisco di leggere la trilogia, perché nella trilogia ci sono spiegate tutte queste cose qui. Senza una lettura magari anche un po' così della trilogia, poi magari si fa fatica a capire certe cose. Allora, le tre città, chiamate anche le tre corone, sono Città del Vaticano, la City di Londra e Washington DC, perché anche il Senato americano è in un territorio che non ha niente a che fare con gli Stati Uniti, così come Città del Vaticano, sapete, è uno Stato a sé, non ha niente, assolutamente niente a che fare con l'Italia. Ecco, stessa cosa per la City di Londra, nel miglio quadrato si chiama, che io tratto nel report, quindi se leggete il report ottenete anche questa informazione. La City di Londra è diventata negli anni il centro strategico, la think tank di tutta il sistema finanziario mondiale. Quindi attenzione, non è Wall Street, è la City di Londra. Tutti questi derivati, tutti questi nuovi prodotti, Bitcoin, sono stati creati a Londra nella stragrande maggioranza dei casi, non in Wall Street. Wall Street è famoso perché in termini di volumi è quello che gira più soldi, evidentemente, come borsa al mondo. Va bene. Ottenere un pass, come si chiama, per entrare nella City di Londra, devi veramente essere raccomandato da un iniziato di elevatissimo grado, se no non ti ricevono nemmeno, ve lo dico subito. Io in maniera confidenziale ho ottenuto questa informazione. Però ci sono altre studi legali, immagino anche in Germania, in altre zone, dove poi anche per esempio nell'isola di Jersey, anche quella lì potete andare, lì è un po' più semplice a costituire un fondo fiduciario, ma non è che sia una cosa così semplice, costa un sacco di soldi e non è facile farlo, un sacco di soldi, considerate un fondo fiduciario come minimo ci vuole un milione di patrimonio per farlo, 500 non ti stanno neanche a ascoltare, un milione forse te lo fanno. Allora, qualcuno ha creato questo fondo fiduciario e ha cominciato a fare compravendita di oro a un certo punto. Quindi come funziona? Funziona che quando voi comprate oro con Ovest, a Ovest è soltanto l'ente di gestione, vi prende l'oro, vi compra l'oro e ve lo stocca in uno di questi cavò presso un'azienda. Io la menziono, le menziono tutte queste cose nell'integrazione, qui non ve le posso dire, che è configurata come fondo fiduciario. Quando il vostro oro è lì agli soldi, insomma l'investimento che fate, sono all'interno di questo fondo fiduciario, io vi posso garantire che per il 99,99% nessuno ve lo può toccare. Nessuno. Senza saperlo, siete entrati dalla porta di servizio nell'inner circle, quello che si chiama il circolo interno dell'elite, perché il vostro oro giace lì, magari nel lingottino accanto al grosso investitore, al grosso uomo d'affari o donna d'affari che sia, o istituzione o fondo fiduciario, fondazione, è una cosa diversa, fondazione e fondo fiduciario, fondazione oppure come posso dire, corporazione, no? Queste grandi corporazioni che girano un sacco di soldi, poi le americane fanno delle donazioni, vi dico una cosa che non vi ha mai detto nessuno, fanno delle donazioni a delle fondazioni, ce ne sono tante in America, e si fanno poi riaccreditare i soldi, questa è un'evasione fiscale, ma è legale,
in America. È una chiara evasione fiscale, e se li fanno accreditare sul proprio trust in un fondo fiduciario in uno di questi paesi fiscali. Andate a trovare un consulente finanziario che vi dice queste cose. Non ve le dice perché non le sa nemmeno. Ora, nel momento in cui quindi voi siete lì, nessuno, non c'è un FBI, non c'è una CIA, non c'è un Interpol che può fare un blitz presso questi cavò per far cosa? Non esiste. Il vostro patrimonio sarà garantito, io uso sempre il condizionale, diciamo al 99.9%, ma tanto non ve lo tocca nessuno. Questo non succede se si tiene l'equivalente del valore in banca, purtroppo, perché le banche, molte delle banche che conosciamo oggi con il grande reset, spariranno, l'hanno già detto in tutte le maniere, perché si concentra, ci sarà una religione unica, ci sarà un sistema finanziario unico, ci sarà una moneta unica, ci sarà un tutto unico gestito da Gerusalemme, diventerà la capitale del mondo. Queste sono cose che dicono loro, non me ne sono sognate io di notte, anche recentemente importanti uomini politici, e io ho tutte le fonti, ve le posso dare se mi contattate, non ci sono problemi. Vi ripeto, quello che hanno dichiarato loro, molte banche, vi dicevo, spariranno, o andranno a un fallimento, oppure saranno, insomma, comprate, fanno delle merging con altre banche, eccetera, eccetera. Però c'è ovviamente questo rischio che poi chiudono i bancomat, non sapete se potete prelevare fattura. Quello che voi mettete in Ovesta non ve lo potrà toccare nessuno, perché Ovesta non fa parte di nessun circuito interbancario. È una cosa completamente diversa, con regolamentazioni completamente diverse. Ora, mentre io non prevedo grossi problemi in piccoli trasferimenti all'interno della comunità europea, potrebbero anche mettere dei paletti sui trasferimenti all'estero, anche in Germania. Quindi potrebbe diventare molto più complicato per uno che ha tanti soldi, magari aprire un conto, tanti soldi, diciamo un grosso patrimonio in contanti, aprire un conto presso Ovesta, perché magari c'è il limite di fare bonifici di 5.000 euro al mese. Potete immaginare, magari questo vuole investire 200-300 mila euro, ha venduto un appartamento grande, uno stabile grande, è molto facile tirare su una cifra di questo tipo. Non lo può fare perché c'ha questi paletti che metteranno sempre di più, e quindi sarà fregato, sarà letteralmente fregato, non avrà nessuna possibilità di diversificare l'investimento. Che ha fatto, cioè il liquido che ha raccolto, dovrà tenerlo in banca, oppure dovrà comprare prodotti finanziari. Fate lontano da tutti i prodotti finanziari che vi hanno fregato soldi, come le criptovalute, Bitcoin, sono tutte creazioni che hanno ideato per prepararci alla moneta digitale. Basta, l'hanno fatto solo per quello. I soldi li fanno solo loro con il brokeraggio, quando comprano e quando vendono. Noi non ci guadagneremo mai nel lungo periodo. Ricordatevi quello che vi dico: l'unico investimento che dà garanzia è l'oro in prima istanza e le terre in seconda istanza, nemmeno gli stabili, perché anche le case potrebbero essere confiscate. Forse la terra ce la lasceranno, devo usare il condizionale perché non lo so. Allora, mi fermo qui, non so se per caso siamo in chiusura, non so se per caso avete domande, siamo a disposizione. Avete sentito, vero, quello che vi ho detto? Sì? Sì. Ecco, non so che è successo a Walter, non lo vedo più. Ha problemi di linea, immagino, è sparito. Posso fare ancora una domanda? Prego, Isabella.
nel caso in cui ci bloccassero i conti, io non credo che questa cosa avverrà nel breve termine, ma insomma sono tutti un po' impanicati su questo. E, nel caso in cui ci trovassimo con il conto bloccato, a quel punto lì, con i depositi a Monaco piuttosto che in Svizzera, o che avessimo bisogno di oro, possiamo andarlo a ritirare personalmente. Con la Beh, Western, intendo dire. intanto se Isabella, se ti bloccano il conto e te non hai accesso ai soldi, come fai ad andare a comprare? Cioè, capisci? Se te, io si parlo, non parlo in una condizione tipo quella che è successa in Grecia, no? Per cui la gente aveva bisogno di soldi, sono andati all'ATM e gli ATM non gli davano soldi. Io parlo Esatto, no, in uno però scenario. per la parte già acquistata, diciamo, per quello che abbiamo in deposito, ecco. Ah, sì, certamente la maniera si trova, Sì, evidente. E io credo, Walter, sei assolutamente tornato? Sì. Ecco, puoi possibile. rispondere, te hai lavorato per tanti anni in banca, hai sicuramente più esperienza di me. Sì. In Io uno scenario, diciamo, apocalittico, no? Nel quale bloccano tutti i conti, l'ATM, come è successo in Grecia, uno può andare a ritirare i soldi secondo te o comunque il conto è bloccato e non può fare niente? Dal punto di vista bancario riescono a bloccare tutto, se considerate che quando hanno bloccato per ordine di Draghi le banche in Grecia perché non voleva fare le riforme, lo hanno fatto in un periodo in cui le banche avevano la massima liquidità perché era d'estate e quindi era pieno di liquidità. E ciò nonostante le banche belle erano chiusi e i bancomat permettevano soltanto prelievi 250 euro. Quindi la possibilità che il sistema bancario venga bloccato esiste. Poi non so se un blocco degli sportelli preveda o possa prevedere, sicuramente lo può prevedere il blocco anche dell'online, cioè che anche col cellulare dalle app si possa Quello disporre dei propri banking. soldi. Sì, Sì, credo. questo sì, te lo confermo che se il conto è bloccato anche via un banking. Per quanto ne so io, te lo possono bloccare serenamente. Questo, Sì, quella mia assolutamente. domanda era ancora un po' diversa, nel senso, io dicevo, io sto facendo questo PAC, no? Mi trovo bene, sono contenta e penso di andare avanti. Un domani che proprio ci fossero tutti i nostri conti bloccati bancariamente, se io avessi bisogno di oro, lo posso comunque avere? Il mio oro che adesso si trova a Zurigo piuttosto che a Monaco, adesso non so bene, no? Quindi già depositato nei depositi, perché il panico che c'è in giro, io sono abbastanza tranquilla, penso di sì, nel senso che è di nostra Sì, proprietà. assolutamente. Ecco, Oltre ad essere di in nostra giro c'è proprietà. questo panico invece dove dicono, ah no, perché poi è tutto collegato a un conto, se il conto viene bloccato, tutto ciò che hai collegato a quel conto viene perso. Secondo me vale nell'ambito della banca dove è radicato il conto, ma tutto ciò Esatto. che è un, diciamo, un riferimento a posizioni altre su bilanci altri non viene bloccato, nel senso l'oro che io sto comprando oggi e che rimane depositato in Auvesta mi sarà disponibile indipendentemente dal fatto che io quel conto ce l'abbia disponibile o meno. Ecco, Esattamente, questa perché era non la ha nulla a domanda. che vedere, e fatto bene a farla per chiarire questo aspetto, che mi viene da fare un esempio con una merce qualsiasi. Se noi acquistiamo una merce, i soldi vengono cambiati in una materia, in questo caso è l'oro, ma può essere una merce qualsiasi. Quindi noi diventiamo proprietari di quella merce e di quella merce che si è depositata e che poi la vogliamo noi, è un circuito completamente fuori da quello bancario. Quindi se il conto anche viene bloccato, non c'entra niente perché io posso chiedere ad Ovesta di ritirare, che mi vengano consegnati sulla base dei grammi che ho accumulato nel tempo, i lingotti nella pezzatura che gli chiedo io. Me li posso far spedire a casa o posso anche andare a Holzkirchen, cioè la sede di Ovesta che è 25 km a sud di
di Monaco di Baviera, prenoto i lingotti nei tagli che voglio, vado lì e li ritiro personalmente. Quindi questo è completamente svincolato dalle sorti di un rapporto bancario. Credo, non so se ho risposto alla domanda. Prego. Assolutamente sì, grazie mille. Grazie. Allora, c'è un'ulteriore, Isabella, c'è un'ulteriore precisazione che devo fare, che è questa. La soluzione io ce l'ho. Se voi tenete un pochino di contante, come sarebbe sempre bene fare a casa, ovviamente si presume che non sia uno scenario apocalittico completo per cui non si possa nemmeno volare, no? Però nel caso in cui si possa volare, te ti compri un biglietto aereo, vieni in Tanzania e io ti faccio trasferire soldi da questa qua, sono problemi. Apriamo un conto corrente, facciamo arrivare i soldi, te li prendi e te li porti dove vuoi. C'è anche questa ulteriore soluzione. Sì, ma in questo caso vuol dire che sarebbe solo in Europa ci sarebbe questo blocco bancario. L'hanno fatto anche in Canada i camionisti, il blocco bancario. Quando È un decidono, pochino ti più complesso. bloccano cosa vogliono. Però si può fare. Non si è sentita la risposta. Massimo, ti abbiamo perso. Mi sentite? Adesso sì, di nuovo. Allora, dicevo che nella malaugurata dell'ipotesi, venite qua in Tanzania e vi faccio venire i soldi. Apriamo un conto qua, o utilizzate il mio, vi faccio venire, insomma, ora si vede, si trova la soluzione da qua. Qua facciamo trasferire e vendere l'oro a questa e prendete i soldi in contanti qua. E poi ne fate quello che volete. C'è anche questa ulteriore soluzione che ovviamente è un pochino più costosa, è chiaro, però c'è anche questa soluzione qua, che è la soluzione. Ma quindi sarebbe uno scenario solo di un eventuale blocco degli ATM e dei bancomat? Massimo, non ti sentiamo, eh? Che adotteranno i miei. No, non si sente. Mi sentite adesso? Adesso di nuovo sì, speriamo che ci manca. Allora, perdonatemi, abbiamo quasi finito, magari continuiamo la prossima settimana. Allora dicevo, quando c'è stata la crisi in Grecia, no? Si poteva volare o no? Certo che si poteva volare. Hanno chiuso soltanto gli sportelli dell'ATM e le banche. Quando c'è stata l'hanno chiuso i conti correnti in Canada, si poteva volare o no? Certo che si poteva volare. Quindi le due cose sono abbastanza indipendenti. Certo, se scoppia la terza guerra mondiale, allora siamo tutti un pochino più nel cassetto. Oro. Non si Siamo. sente.
Già non si sente. Chi compra oro, sto dicendo, Massimo non si sente niente. Non si sente più niente. Zero assoluto. Non so se Massimo ci sente, ma direi che vista si deve essere esaurita la linea e quindi magari possiamo salutare. Mi sentite adesso? Massimo? No. Mi sentite adesso? Adesso sì, di nuovo. Oh, mamma mia. Allora dicevo, quando c'è stata la crisi in Grecia, potevano viaggiare, no? Si poteva andare in Grecia, poteva volare. Stessa cosa quando hanno chiuso i conti correnti in Canada. Cioè le due cose non necessariamente sono correlate. Certo, se scoppia la terza guerra mondiale come è scoppiata, perché sui numeri non si scherza, che si presenterà ovviamente in maniera molto diversa dalle precedenti. L'unica soluzione è levare i soldi e metterli in Ovesta. Basta. Io ormai è un po' che ragiono su queste cose qui. Se c'è qualcuno che ha una soluzione migliore, mi chiami, ne parliamo. Perché purtroppo le banche, tenere tutti i soldi in banca è alto rischio, è un'operazione ad alto rischio. Poi fate quello che volete. L'oro compratelo dove volete. Compratelo dove volete, ma compratelo. Il Andy, te l'ho problema data è la risposta, dimmi. che potevano fare dei bonifici all'estero. Che vuol dire potevano fare dei bonifici Cioè, all'estero? loro non potevano, i greci, No, non ma io sto. potevano. No, ma non mai. Chiuso in quel momento. In quel momento bonifici non ne potevano fare, però potevano volare. Qui io sto dicendo che nella malaugurata delle ipotesi prendete un aereo, venite qui con qualche soldo in tasca, in contanti, e poi ci penso io a sistemarvi le cose. Si apre un conto corrente qua, otteniamo una residenza che possa ottenerla in qualsiasi momento, perché qui ricordatevi che siamo in Africa, basta avere i soldi e fai tutto, quasi, e trasferite i soldi qua. È un pochino più costoso, ma almeno non rischiate che vi blocchino i conti. Io di più non vi posso dire, perché io mi espongo anche a dirvi queste cose, lo capite, no? Cioè, quindi in quel caso loro non possono interrompere anche i No, no, bonifici. no, perché i bonifici di Ovesta non fanno parte del circuito bancario e queste operazioni di blocco eventualmente interesseranno l'Europa. La guerra e i problemi sono in Europa, non sono in Africa. Qui la vita è tranquillissima. Il problema è che bisogna usare la Fiat e come fanno loro il bonifico? A che banca si appoggiano? Cioè le Corrente qua. cripto sono nate anche perché si può C'entrano le cripto? disporre. Cosa c'entrano le cripto? C'entrano perché Io non chi ha garantisco le cripto. niente. Io Cioè, non, no, io, ascoltami Andy, io non sì. garantisco niente sulle cripto. Il mio cliente deve venire con soldi, deve avere in banca soldi contanti. Qualsiasi valuta va bene, ma io non voglio No. neanche sentir parlare di Bitcoin e cripto. Cioè, Sì, io non li posso certo, ma assistere. io dicevo, siccome a Ovest si dovrà appoggiare a una banca, se le banche si rifiutano di fare il bonifico, allora Ma che il c'entrano le problema. banche? Non hai capito? Scusami, mi rispiego un'altra Sì, volta. A Ovesta non non fa si è parte di. sentito. A Ovesta, perdonami, a Ovesta non fa parte di nessun circuito bancario.
è un Banco Metalli, è un'azienda sì, privata, certo. Può trasferirti soldi nel mondo dove vuoi, basta che tu abbia un conto intestato a te. Ma si deve appoggiare a una banca per trasferire soldi? No, alla banca tanzaniana, sì, certo. Ah. La banca tanzaniana, ci penso io a fare tutto, non ti preoccupare. So quello che dico, se no non lo direi. È un pochino più costoso, bisogna ragionarci bene, ma si può fare. Perché qui siamo in Africa. Sì. E vigono le regole africane. Né quelle europee né quelle americane. Solo quelle africane per il momento. Avete quindi altre domande? Ci sono altri sì, modi di fare dei bonifici, insomma, ci si può appoggiare. Non è che ci sono altri modi. Diciamo, non è, il bonifico è sempre lo stesso, questa fa sempre lo stesso bonifico, non è che fa un altro bonifico. Anziché mandarlo, non potendolo mandare in Europa, sul tuo conto corrente in Europa, in Italia, lo manda sul tuo conto corrente in Tanzania. Però questa non cambia niente. Stesso sì. Costo, giusto Walter? Sì, dal punto di vista del costo sì, diciamo che la soluzione c'è, forse andrebbe valutato sulla base di quello che effettivamente è il blocco a livello europeo o mondiale dei trasferimenti, ma la soluzione sicuramente c'è. Allora, mi prendo la responsabilità di quello che vi ho detto. Tranquillo. Se no avrei usato il condizionale, come vedete non l'ho usato, vi ho detto però che costa di più, perché queste cose costano, probabilmente il 10%, ci vorrà il 10% del capitale, cioè volete portare 100.000 euro, 10 ci vogliono tutti, ve lo dico, ma queste sono cose normali, uno che tratta certe cose sa che certi studi legali al 20% di commissioni. Quindi non dico niente di così strano. Altre domande? Massimo, una cosa veloce se puoi. Prego. Marzo 25, ormai è vicino. Se puoi dare una cosa veloce, cosa succederà? E poi un saluto. Ciao. Ciao. Ma ora io non lo so cosa succederà al marzo 25, è una data un po' particolare, ti definisce all'equinozio, no? O a solstizio, equinozio credo. Non lo so, può darsi che non succeda niente. La data importante è quella tra 2 anni, nel marzo del 2025, è quella la data che loro si sono dati. Quindi sono abbastanza tranquillo, ti dico la verità, per quest'anno qui. Sarà un anno, saranno anni di turbolenze, e questo sì, in cui può succedere effettivamente di tutto e noi dobbiamo essere pronti, soprattutto dal punto di vista finanziario, a gestire l'emergenza. Finché si tengono soldi in criptovalute, in bitcoin, oppure soldi in banca così magari anche non investiti, non stiamo facendo assolutamente niente di quello che dovremmo fare. Quindi diventa per me anche un fatto di coscienza. Poi ognuno gestisca le cose come vuole. Allora, se non ci sono altre domande, abbiamo fatto quasi più di un'ora e 15 oggi. Direi, mi scuso ancora per la connessione, vi prometto che la prossima volta devo inventarmi qualcosa, non ha importanza se dovrò andare a Dar es Salaam, parto la mattina, tanto tempo, e devo trovare una connessione che migliore, che insomma, mi dia anche un pochino più di tranquillità. Il problema è che se mi sposto non posso leggere, non sono davanti al computer, quindi devo sempre un attimo gestire le cose un po' così, come vengono, perché qui non ci sono cose prefatte, sono tutte, come si dice, il bello della diretta. Allora, ci sono altre domande in chiusura? La diretta su Mussolini, prego. La diretta prego. Su Mussolini è stata rinviata? Sì, purtroppo ieri non è stata colpa di Ubaldo, è stata colpa mia, perché c'è stato un grosso temporale ieri, come vi ho detto, ieri l'altro, il tempo è già bello, però ha piovuto parecchio, e quando piove, qui purtroppo io vivo in una zona in cui non c'era connessione, la facciamo
Dunque, abbiamo l'appuntamento con Ubaldo oggi alle mie 14, anzi alle vostre 14. Alle 2 del pomeriggio ce la dovremo fare, sperando che questa volta, cambiando un attimino l'impostazione sull'intervento, possa passare, come peraltro sono passati tutti i miei video. YouTube praticamente mi ha bloccato l'ultimo video e per certi aspetti avevano anche ragione, quindi devo fare mea culpa, perché in genere io tengo sempre un profilo molto tranquillo quando faccio gli interventi. Quando abbiamo fatto invece quel video lì ero molto stanco, ero anche piuttosto incavolato perché per tante cose, e non ho tenuto un comportamento consono all'intervento. Questa volta non succederà. Ma sono molto interessanti, quindi alle 14, grazie mille. Sì, prego Isabella, prego, prego, prego. Non sono video per tutti, quindi se riuscite a apprezzare il video vuol dire che siete già abbastanza avanti in tante cose. E d'altronde è così. Va bene, allora io, se non ci sono altre domande, ringrazio naturalmente come al solito il dottor Manca e vi do appuntamento per coloro magari che lavorano, che cercano un piano alternativo, un piano B o piano C. Ricordo che l'appuntamento è il mercoledì. Non si sente. Per il momento alle 10. Mi sentite? Ora sì. Sentite? Ecco, no, dicevo che come al solito io do appuntamento per coloro che sono interessati al piano B, al piano C, il mercoledì alle 19 e il sabato alla stessa ora per il discorso dell'oro. Ci potete comunque contattare, la consulenza sull'oro è completamente gratuita in qualsiasi momento. Mi raccomando, leggetevi il report e documentatevi il più possibile, va bene? Io ringrazio tutti e vi faccio un saluto, buon fine settimana, grazie. Grazie. Buon fine settimana anche da parte mia. Ciao a tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Salve a tutti.